Tra le varie tipologie di ibrido e l'elettrico, nella gamma di Mazda mancava ancora un'auto che andasse ad implementare la tecnologia full hybrid. Almeno però fino ad oggi. Infatti nasce nuova Mazda 2 Hybrid da una collaborazione, è evidente, con Toyota. Ma qual è il senso di questa collaborazione? Come si comporta su strada questa Mazda 2 Hybrid, da non confondere con la Mazda 2 Mild Hybrid che abbiamo provato qualche mese fa in questo test qui in alto nelle schede? Beh, tutto ciò lo scopriremo nel corso di questo nuovo test drive. Vi anticipo già però che partire da una base così valida come la Toyota Yaris di ultima generazione rende veramente difficile sbagliare. Esteticamente conosciamo già e conosciamo bene l'apprezzabile design di questa Mazda 2. Un muso aggressivo che punta tutto sull'anteriore, con uno sguardo full LED accigliato e la calandra esposta e con colorazione a contrasto, che cela sotto il logo Mazda i radar degli ADAS. Un'impostazione delle quattro ruote ben piantate a terra, grazie all'effetto ottico di passaruota pronunciati e modanature muscolose. Dalla ruota posteriore parte infatti una nervatura che si ricongiunge alla coda della Mazda 2, dove una fascia nera unisce la fanaleria LED. Un look compatto quindi, che non tradisce le dimensioni, 3,94 m di lunghezza, 1,75 m di altezza ed 1,50 m di larghezza. Bene anche il baule, con una capacità di 286 litri che aumentano abbattendo il divanetto posteriore in configurazione 40-60. Peccato che così facendo si venga a creare uno scalino importante. A schermo, come sempre, però, tutte le dimensioni, centimetro per centimetro. La vita a bordo della Mazda 2 Hybrid è caratterizzata da tanta funzionalità e praticità. Va detto, i giapponesi in questo hanno veramente pochi rivali. Il volante, ad esempio, ha delle dimensioni generose, ma tutto sommato giuste per quello che è il segmento. Forse i pulsanti presenti sulle due razze, sulla sinistra, relativi a telefonate e radio, e sulla destra, quelli per gli ADAS, sono un po' tanti, ma dopo i primi giorni di test drive mi ci sono già abituato. Aiuta in questo il fatto che siano stati studiati in funzione di una buona ergonomia in quanto a posizione e conformazione degli stessi. Rimanendo sul tema del posizionamento dei vari pulsanti all'interno di un abitacolo, ho apprezzato veramente tanto la posizione in alto sul pannello porta di quelli relativi al blocco porte, appunto, e ai quattro finestrini elettrici. Infatti sono vicinissimi al volante e quindi al mio sguardo. Ve lo devo dire, nelle ultime auto che abbiamo provato qui sul canale di WeDrive mi sono confuso veramente troppe volte nell'azionamento tra finestrini anteriori e posteriori. Il pannello porta stesso poi è caratterizzato nella parte centrale da un brocciolo rivestito in un tessuto tecnico che ricorda un po' l'effetto felpato. L'essere funzionale di questa Mazda 2 poi lo si ritrova anche nella buona visibilità in marcia, ma se vogliamo anche in parcheggio, nella posizione molto facile da trovare per gli agganci ISOFIX e negli svuotatasche, che sono in gomma e sono presenti in tutta la parte intermedia della plancia. Ma parliamo di comfort e posizione di guida. In due si viaggia decisamente comodi, anche grazie alla morbidezza e avvolgenza di questi sedili che sono rivestiti in tessuto e recopelle, che tra l'altro sono anche belli esteticamente con queste trame romboidali e le cuciture bianche a contrasto. Dietro purtroppo mancano prese di ricarica e bocchette per il clima dedicate e si sta un po' stretti. Come ovvio che sia su quella che a tutti gli effetti è una segmento B, posizionando i sedili sul mio 1,85 m di altezza dietro non riuscirei sicuramente a viaggiare, quindi direi che ci si limita a degli spostamenti brevi. E neanche l'accesso a bordo è troppo confortevole, vista la linea del tetto che mi ha costretto ad abbassare un po' la testa quando mi posizionavo sul divanetto posteriore. Un altro punto a sfavore è l'apertura delle portiere, con un angolo ben più acuto dei classici 90 gradi. La posizione di guida invece è intermedia e l'abbiamo apprezzata molto. Non si sta come su una MX-5 né come su un minivan. Ci ha ricordato infatti un po' qualche auto cittadina italiana nella sua media altezza di guida. Infine, capitolo rivestimenti e assemblaggi. Plastiche rigide nella parte bassa dell'abitacolo che lasciano il posto in alto ad El Soft Touch. Il tutto montato sempre senza alcuna incertezza e mancanza di accuratezza. Non sembra quasi di stare a bordo di un'auto da città. Sicuramente molto completa la dotazione tecnologica di bordo per comfort e sicurezza. Un infotainment basico ma contenuto in un tablet dalle giuste dimensioni, 7-8 pollici, con l'integrazione di Apple CarPlay e Android Auto. La strumentazione è totalmente digitale e divisa in tre. Due quadranti circolari molto ben leggibili per le informazioni relative a velocità e marcia, un rettangolo centrale con i dati di consumi, ADAS ed intrattenimento.
Sotto i comodissimi comandi fisici del clima automatico Bizona c'è l'unica presa USB di questa Mazda 2 e ancora più giù una piattaforma di ricarica wireless intelligente e disattivabile. Bene i sensori a 360 gradi, un po' meno la retrocamera in quanto a risoluzione. Ma glielo perdoniamo, questa Mazda 2 è così compatta che si lascia parcheggiare quasi a occhi chiusi. Un consiglio è di disattivare la frenata automatica in fase di parcheggio, secondo noi un po' troppo invadente e brusca. A proposito di questo sistema, è accompagnato da numerosissimi ADAS. Cruise adattivo, mantenimento del centro di corsia, frenata automatica, rilevamento di cartelli stradali, sensore dell'angolo cieco e tutta una miriade di altri assistenti che troverete nel dettaglio nel nostro video approfondimento, online su WeDrive tra qualche giorno. Solo un motore presente in gamma, il nuovo 1.5 benzina a 3 cilindri da 92 cavalli. Viene accompagnato da due motori elettrici da 59 kW combinati che rendono questa Mazda 2 una full hybrid da 116 cavalli. Il sistema è alimentato da una batteria da 0,75 kWh montata sotto il divanetto posteriore, che alza di soli 20 kg circa il peso totale sulla bilancia. Le sue emissioni di CO2 per chilometro parlano di 90 grammi, perciò può entrare in tutte quelle aree come la C di Milano con limitazioni per classi ambientali ed emissioni. Ma è in fatto di consumi che questo sistema ibrido è realmente fenomenale. Non stando particolarmente attenti, abbiamo mantenuto una media di 25 km al litro, con un dato di 23 in autostrada a 130 km orari e dei picchi di quasi 30 km al litro in città. Intelligentissimo poi il modo in cui viene gestita la scelta tra ibrido e modalità EV 100% elettrica. C'è un pulsante per attivarla manualmente, ma è bene lasciar fare tutto la Mazda 2. Il bello del full hybrid in fondo è proprio questo. Non serve ricaricare la batteria, non serve selezionare alcunché, basta solo guidare. All'efficientissimo resto ci pensa la macchina. Sulla dinamica di guida non ho molto da dirvi, se non che il comportamento di questa Mazda 2 è decisamente equilibrato. Certo, l'assetto è leggermente rigido, ma solamente i binari del tram e le buche più decise si fanno sentire a livello acustico. Per il resto il comfort è abbastanza elevato e una dinamica così equilibrata è data sicuramente da una piattaforma come la base TNGA che ha permesso di costruire auto di segmento B e B SUV, ma che, ve lo devo dire, ha dato anche i natali a quella che è una delle mie hot hatch preferite di tutti i tempi, la Toyota Yaris GR. La combinazione di motore e cambio ECVT dona quella che è un'erogazione tranquilla ma costante e sempre pronta. Ci sono tre modalità di guida selezionabili da uno specifico pulsante. Quella classica infatti è accompagnata da Eco e Power, ma vi dobbiamo essere sinceri, non abbiamo trovato troppe differenze in merito alla risposta di motore e sterzo. Quello che invece cambia è il comportamento proprio del propulsore se attraverso la leva del cambio ECVT ci spostiamo da Drive a B. Infatti andremo a selezionare con la seconda una modalità in cui la frenata rigenerativa è molto più presente, il comportamento cambia. In città io vi consiglio sempre di restare in D, quindi in drive. Se invece fate molte salite e discese in montagna o in collina, sicuramente la modalità brake è consigliata perché vi permetterà di avere un maggior freno motore, un minor utilizzo quindi dei freni e allo stesso tempo una miglior rigenerazione del pacco batteria. Vi ho parlato di frenata rigenerativa, parliamo anche della frenata classica. L'auto monta 4 freni a disco, sempre pronti, con un comportamento sicuro e costante. Occhio solo se siete totalmente estranei al mondo dell'ibrido, al pedale di sinistra, quello appunto del freno, perché la fase iniziale non è di pompaggio vero e proprio sui freni, quanto di rigenerazione appunto del pacco batterie. Parlando del propulsore abbinato a questo cambio, so assolutamente a cosa state pensando. Un full hybrid con il CVT, come tutte le Toyota, tradotto effetto scooter. Beh, in realtà devo smentirvi e devo smentire anche quelli che erano i miei dubbi iniziali. Infatti su questa nuova generazione di full hybrid l'effetto trascinamento è stato ridotto veramente tanto e anche il comportamento di questo cambio permette al 1.5 presente là sotto, là davanti, di girare tendenzialmente in basso, tranne ovviamente nelle situazioni di guida in autostrada. Concludiamo con il capitolo sterzo. Uno sterzo dal comando morbido e leggero, ma che non per questo pecca in precisione. È tutto sommato giusto per il segmento che ricopre questa Mazda 2. Credetemi, ho guidato per ore, veramente ore, nell'infernale e proverbiale traffico milanese e sono sempre tornato a casa e comunque sceso da questa Mazda 2 piuttosto riposato. Infatti ho affrontato le numerosissime rotatorie di questa città in tutta tranquillità, grazie anche al suo ottimo raggio di sterzata che mi ha permesso di fare inversione, dove possibile, in dei fazzoletti di terra, e anche le fasi di parcheggio non sono state assolutamente una missione impossibile, sia per la facile manovrabilità di quest'auto,
sia per le sue dimensioni compatte. Questo test drive insieme alla Mazda 2 Hybrid volge al termine. Arriviamo alle considerazioni finali. Ho il telefono in mano perché voglio leggervi i prezzi a confronto tra Mazda 2 Hybrid e la Toyota Yaris di ultima generazione. Dunque, partiamo per la Mazda 2 da 23.620 euro. Il prezzo di base di Toyota Yaris è invece di 20.150. Vi ricordo, questi prezzi riguardano il periodo in cui ci troviamo, quindi sono riferiti a inizio luglio 2023, configuratori ufficiali alla mano. Arriviamo però all'allestimento dello specifico esemplare che abbiamo provato, con gli optional e i pacchetti disponibili. Arriviamo a 29.970 euro per una Mazda 2 identica a questa. A parità di configurazione, la Toyota Yaris ve la portate a casa con 29.400 euro, ma badate bene, non è un discorso meramente di prezzi quello delle loro differenze, perché sì, c'è qualche minima differenza stilistica, i badge, la nomenclatura Mazda 2, i cerchi e anche un po' di optional e pacchetti diversi a seconda dei configuratori sui quali vi dirigerete. Quindi vi consiglio di configurare la Mazda 2 o la Toyota Yaris, che dir si voglia, in base a quelle che sono le vostre esigenze e i vostri gusti. Ma oltre a questo c'è anche un discorso di affetto, se vogliamo, verso il brand. Infatti Mazda secondo noi è uno di quei brand come Alfa Romeo, come BMW, che porta la propria clientela ad affezionarsi al marchio presente al centro del volante e al centro della calandra, e quindi magari potete essere spinti da questo, o perché no, da un vostro concessionario Mazda o Toyota di riferimento, o magari perché no, se vi fidate di più dell'assistenza ufficiale di Mazda o di Toyota. Noi vi chiediamo di farci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa Mazda 2 Hybrid, di lasciarci un like se questo video vi è piaciuto, perché per voi è gratuito ma per noi è molto molto importante. E oltre a questo, iscrivetevi al canale e cliccate sul campanello per non perdervi tutti i nostri prossimi contenuti video qui su YouTube, ma leggete anche l'articolo completo e tutti i contenuti sui nostri social, perché siamo praticamente dovunque. Vi basterà digitare WeDrive.tv.